E benvenute in un nuovo video, anzi ladies, benvenute nell'inverno perché praticamente sono le 5:20 e fuori la situazione è buia, completamente buio. Allora, qui ci sono dei bimbi che giocano e qui invece troviamo un pacco che mi è arrivato da H&M dove ho preso, ragazze, ho completato un set che avevo iniziato anni fa. Ora lo apro e ve lo faccio vedere. Ed eccolo qua, secondo voi di cosa si tratterà? Di cosa si tratterà? Devo dire ragazze che cioè, ogni prodotto è confezionato veramente benissimo, cioè ogni singolo prodotto con la sua scatola, vediamo se lo riesco ad aprire con una mano sola, non credo, potrei provarci ma ecco qua, ah si apre di così, al contrario, queste righe nere che vedete non so perché è l'effetto che fa con il lampadario, guardate come è chiuso bene. Poi si apre così. Andiamo a vedere che cos'è, che cos'è. Aspettatevi cosa. Cioè, ma non è finita qui. Questa era la scatola, è uscita un'altra scatola che va aperta ulteriormente, proprio per evitare che possano arrivare rotti. Adoro. Cioè, riaprite, guardate, un'altra scatola, un'altra protezione. No, vabbè. Hai visto? Poi c'è anche la carta velina e finalmente c'è il nostro prodotto che vi faccio vedere. Ladies, si tratta di lui. Secondo me, questo è uno dei più bei piatti che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Cioè, secondo me ha tutta l'eleganza e la personalità proprio del mondo. È semplice, è bianco, ha questo righino oro però messo giusto e poi appunto il bordo nero. E vi dicevo, ho completato un set che avevo iniziato perché venite con me in cucina, vi faccio vedere una cosa. Allora, vi porto in cucina, accendiamo un po' le luci e voilà. E che cosa troviamo qui? Guardate cosa troviamo. Qui troviamo praticamente quelli grandi piani che io avevo preso, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, c'ho anche questa alzatina con uno spettacolo di marmo, e quindi avevo preso i grandi e avevo preso anche i piccolini, però sui piccolini sono un attimo in difficoltà, perché ragazzi non mi ricordo dove li ho messi, cioè, allora, io qui ho un altro servizio, ora lasciate stare il biberon che ho appoggiato lì, ma io qua ho un altro servizio che è questo a pois, bellissimo, ok? E qui c'è tutto quanto. E poi c'è lei che pure avevo preso in tempi non sospetti che non si trova più, la zuppiera insomma, ma ho visto l'ordine vecchio e io effettivamente avevo comprato anche i piattini piccoli, secondo me li ho messi da un'altra parte perché qui non mi c'entravano, ma non li trovo. Allora vediamo se forse sono qua ragazze, vediamo un po', no qui non ci sono, qui ci sono solo quelli bianchi, dove li ho messi? Cioè li ho persi? Li ho persi in casa? Può essere, no, non può essere. Devo controllare un attimino dove sono. Vabbè, comunque la casa nasconde ma non ruba, quindi verranno sicuramente fuori. Dicevo, sono felicissima di averli presi perché questi così, secondo me non li avevo presi perché non c'erano, non li facevano ancora. Invece adesso hanno, o erano finiti, può darsi. Invece adesso hanno fatto anche quello fondo e secondo me è bellissimo. Ora li apro tutti, ne ho presi 6 per il momento perché comunque hanno un bel prezzo visto che come vedete vanno acquistati singoli. E così mi faccio il servizio da 6, anche perché gli altri che avete visto sono sempre da 6, anche quelli che non trovo più. Sempre 6 erano. Allora, apriamo anche gli altri. Vediamo un attimino, sempre doppia scatola. Ora sarà contento Gabriele con tutte queste scatole. Dovete sapere che Gabriele odia i cartoni. Quando io faccio shopping, è una cosa che non sopporta. Però la cosa che io ci tengo molto è vedere che siano tutti intatti e che non ci siano insomma problemi di sorta. Anche questo qui mi sembra perfetto. Qui c'è un piccolo graffietto. No. Allora, stavo dicendo ragazze, mi si è spenta la videocamera, no va bene, era semplicemente sporco e ora apro gli altri, nel frattempo io li metto così con la carta velina nel mezzo, almeno non si rovinano, i cartoni per la gioia di Gabriele li mettiamo qua a terra, anziché andare avanti e indietro ho preso già più cartoni, così magari faccio prima. Allora, vediamo, vediamo. Io però devo assolutamente ritrovare quelli piccolini. Cioè, ma dove li ho messi, ragazzi? Mamma mia, ma come devo fare? La testa a volte. Chissà dove li ho posati. Perché appunto io avevo. La mia intenzione era quella di finire il set. Quindi probabilmente ho pensato, poi quando prendo gli altri li tiro fuori tutti. E invece così non è stato perché chissà dove li ho messi. Ecco, questo qui, per esempio, qui non è perfetto. Vi faccio vedere. Non so se si vede, vedete c'è una sbavatura dell'oro.
Però vabbè, ce lo teniamo così, andiamo avanti. Ok, io continuo ad aprire e ti aggiorno dopo. Ragazzi, Gabriele non deve vedere questo video, cioè guardate la quantità di cartoni, perché praticamente sono 12 cartoni, ogni piatto ne aveva due e devo dire che sono soddisfatta, sono perfetti. Poi vabbè, io sono molto pignola, ma sono, per esempio, qui vedete c'è un puntino, ma questo fa parte della produzione. A parte quello leggermente sbavato, il resto sono tutti perfetti, bellissimi. Ora dobbiamo trovare solo quelli piccoli e siamo a posto. È proprio vero che la casa nasconde ma non ruba, ma in questo caso la casa non aveva neanche nascosto, sono io che sono completamente rinco, perché anzi sono andata anche a vedere proprio in questo mobile qua, vi ho portato, forse non ho ripreso sotto, ho ripreso solo sopra, che i piatti stanno là. È bella vista, ve li faccio vedere. Eccoli, ladies, eccoli qua. Bellissimi. Questi sono quelli piccoli. Cioè, questo comunque è il servizio, secondo me, di piatti più bello che possa esistere. Poi, ovviamente, sono gusti, eh. Sta pure a chi non gli piace, gli piacciono colorati. Per esempio, io ho questi con i fiori che sono bellissimi, che però darò via. Anzi, ragazze, se qualcuno di voi è interessata e li volesse acquistare, magari fatemelo sapere, ma ve li faccio vedere perché questi li devo togliere. E questi invece sono tutti su un altro genere, perché sono con i colori pastello, tutta un'altra cosa. Ecco qua, vedete? Questo è il piattino piccolo con tutti questi fiori bellissimi. Sono, non so se sono delle rose o delle peonie, belli belli, e questi sono assolutamente made in Italy, perché io ci tengo molto alle ceramiche. E praticamente di questi ho i piccolini, eccoli qua, poi ho quelli grandi, vi faccio vedere, fatto così, bellissimo, che può essere usato anche proprio come sottopiatto, è già bello di suo e ce n'ho diversi. Poi vi racconto la storia anche di questi piatti, perché ce n'ho piccoli, un numero, grandi, ce n'ho di più come potete vedere. E poi ho anche quelli fondi, dove li ho messi? No, ho anche l'oro, ragazze, ho anche questi grandi, i centrotavola, diciamo, le spighe, come si chiamano, no? Le spighe di pesce, una cosa del genere, non mi ricordo come si chiamano, comunque ce n'ho 3, 4, 5. Questi belli belli belli, e poi ho quelli fondi, ora non mi ricordo dove ce li ho, forse ce l'ho là sotto. Comunque ho anche quelli fondi, e questi qui li voglio vendere perché appunto non sono più di mio gradimento, e tra le altre cose mi serve un po' di spazio. Quindi se qualcuno di voi fosse interessato a questo genere, porcellane appunto made in Italy, assolutamente vi piace il genere, scrivetemi una mail, trovate sotto il contatto e ci mettiamo d'accordo. Eccoli qua, naturalmente erano nel ripiano di sotto, e questi sono i fondi, cioè insieme sono veramente belli. Ora magari ve li faccio vedere tutti e tre insieme. E di questi fondi, vediamo quanti ne ho. Uno, due. Ecco qua, ragazze. Allora, questo è quello fondo, questo è quello piano grande, cioè è bellissimo. Guardate che bello, eh. Questo, ora so, con la luce gialla, tra le altre cose, con la luce naturale sono ancora più belli perché sono delicatissimi. Questo è quello fondo. E questo è quello piccolino, e poi appunto quelli 5 sperlunghe, ecco come si chiamano, come lo chiamate prima, non mi ricordo. Ecco qua, belli, veramente belli. E però ne ho 12 di questi, diciamo, fondi, 10 di questi piani grandi, e dei piccolini ne ho solo 6. Perché? Perché chi mi seguiva già quando io li ho presi questi, perché avevo fatto anche un vlog, successe che Gabriele, prendendo i pacchi dalla macchina, gli cadde un pacco, ma non mi ricordo, quindi si ruppero dei piatti, e si ruppero quelli piccolini e mi sa due dei grandi, quindi questo è quello che mi è rimasto. Però sono tanti, perché sono 12, 10 e 6. Comunque uno si potrebbe fare un completo benissimo, cioè. Aspetta, ma questi anche usati proprio questi come sperlunghe, cioè che belli sono. Vedete, sono proprio incisi. E poi appunto ci sono le 5 sperlunghe, veramente belli. Comunque vabbè, se a qualcuno di voi piace, io questi non li ho mai usati tra le altre cose, sono sempre stati qua, quindi sono proprio nuovi. Scrivetemi nella mail sotto e ci si mette d'accordo. Ok, comunque praticamente vi ho parlato di una cosa che neanche avevo intenzione di dirvi, ma parlando di piatti, in realtà quando pensavo a quei piatti dicevo ne devo parlare alle ragazze, magari a qualcuna di loro può piacere, ed è bello, no? Farli vivere in un'altra casa, visto che qui non li utilizzo e visto che mi serve anche spazio, e quindi ho preso questa occasione, ve l'ho detto, e poi ho ritrovato anche i miei piattini piccoli, che appunto sono sempre stati lì, ma io non li vedevo, perché volevo aspettare di prendere quelli fondi per poter utilizzare tutto. Ok, che prepariamo per cena? Allora, vediamo un po', ragazze. Facciamo il pesce. Dove sta questo? L'ho preso
alla Coop l'altro giorno e siete venuti con me a fare la spesa, l'ho ripreso proprio. Questo qui è l'orata, sono quanti grammi? Vediamo, 500 grammi, quindi va bene per tre persone. E tra le altre cose vi volevo dire una cosa, io devo iniziare, ragazze, a dare a far assaggiare il pesce al leone. E ho parlato col pediatra e ho chiesto quale tipologia di pesce potessi dare. Lui mi ha detto solo il pesce azzurro e mi ha assolutamente sconsigliato, per esempio, la sogliola, perché dice che ovviamente non è pesce azzurro e che stando sul fondo è pieno di schifezze. Quindi mi ha detto assolutamente non dargliela, a meno che tu non prendi quelle coltivate. Quindi mi ha consigliato il nasello, devo cercare di capire un po' quale tipologia dargli, ma quando sono andata l'altro giorno la pescheria non aveva niente di pesce azzurro e quindi non ho potuto darglielo. Raccontatemi anche un pochino, io vi giro perché devo fare le cose, raccontatemi un po' le vostre esperienze. Io a Megan mi sa che gli davo la sogliola, devo dire la verità, ma non so cosa è cambiato in questi 12 anni e si vede che il mare è più inquinato. E di conseguenza ditemi un pochino voi cosa date ai vostri bambini, cosa avete dato, e così mi regolo anche un po', perché devo assaggiare, ho assaggiato quasi tutto, è rimasto da assaggiare il pesce, appunto, aglio, è fatta male, il pesce, le uova ancora non le assaggiate, i legumi, ci manca ancora qualche legume da assaggiare. E poi ci siamo, secondo me, sì, quasi tutto. Allora, dopodiché, ragazzi, che facciamo? Io faccio l'orata all'acqua pazza, però la faccio con i pomodorini perché mi piace poi inzuppare il pane. La faccio bianca. E quindi vado a prendere i pomodorini lì. Allora, io come la faccio? Praticamente ho messo l'orata qui, semplicissimo, veramente ci vogliono 2 minuti, ma viene molto buona. Faccio, ragazze, allora una passata di olio, così, neanche tanto. Poi utilizzo questo insaporitore per carne di cui vi ho già parlato, lo uso sia per la carne che per il pesce, e ne metto un po' sopra. Ovviamente l'orata me la sono fatta già pulire dal pescivendolo. E poi cos'altro ci metto? Di solito metto anche l'aglio. Lavo i pomodori, ho preso 4 pomodorini, niente di che, giusto proprio per macchiare un po', per insaporire un po', semplicemente. E niente, quindi vorrei fargli assaggiare sto il pesce, insomma, vediamo se mi riesce. Vi ho detto scrivetemi perché conoscere anche le vostre esperienze. Allora, taglio i pomodori semplicemente in 4, taglio i pomodori in 4. Ecco qua. Poi cos'altro ci aggiungo? Ora vi faccio vedere qual è la cosa poi fondamentale per fare l'orata all'acqua pazza, almeno la mia ricetta. Poi ognuno la fa un po' come gli pare, anche perché l'Italia è una nazione bellissima, ogni regione ha le proprie ricette, le proprie tradizioni, tutto resta appresso. Ok, ora vado ad aggiungere l'acqua, che è la cosa più importante. Prima facevo con le tazzine di caffè, ma semplicemente prendo questo, ragazzi, lo metto là sotto. Megan, hai finito gli esercizi? Sto facendo. Mettiamo l'aglio. Sfiorire è il contrario di fiorire. Sfiorivano i violi. Stavo rugandando. Ok, abbiamo messo anche l'aglio. Vi faccio vedere il risultato finale. Ecco qua. Semplice, semplice, semplice. La metto in forno per una 30 minuti, anche meno, sui 200 gradi. Stasera proviamo questa pizza surgelata, perché solo così si può mangiare la pizza surgelata divisa tra più persone, per quanto mi riguarda. Che è stata un super affare alla Coop, è di cereali, mi sa, ma non mi ricordo perché i cartoni io li butto, ed era super scontata, tipo a 1,99 euro, perché credo che abbiano fatto, non ho idea, però un nuovo prodotto, quindi lo volevano lanciare. E proviamo questa col salamino, così, visto che Megan si lamenta del pesce, ci mettiamo anche un pochino di pizza, che rende il tutto un pochino più piacevole. Allora, ladies, qui ho il mio sommelier. Sì, sommelier. Che c'è tra nulla. Comunque, però i camerieri pulisci l'orata, mo. Sapono pulire, che sta pulendo l'orata. Questa invece è la pizza, guardate, sembra proprio finta.
E adesso cosa ho fatto? Approfittando del forno acceso ho messo dei crocchetti, che non svelano, comunque stanno in quella teglia lì. Ecco qua, la sta pulendo il sugo, in realtà io l'ho trasferito tutto in un piatto e poi appunto lo aggiungiamo. Buon appetito! Cioè questo è bellissimo! No, non c'è nessuno qua. Bellissimo! No, è acceso il giro. Si è spenta, non si vede più. È bello però! Sì, ma io non vedo nulla. No, che spettacolo! Andiamo, dai! Vai, Sonia! Noi siamo a fare dolcetto scherzetto! Aspetta, aspetta! Guarda che bello! Che spettacolo! Ed eccola qui! Non ve l'ho fatto vedere! Lo so, dobbiamo mettere flash! No, però, devo dire, il nostro palazzo è quello più addobbato, gli altri sì, non sono addobbati. Non c'è niente! Noi in realtà dovevamo andare fuori a fare dolcetto scherzetto, ma sì, si è fatto tardi, papà è tornato tardi da lavoro e quindi stiamo andando solo io e Megan a fare una passeggiata e, sì, e poi dopo inizia la nostra serata. Horror! Fai vedere che maglia ti sei messa, Megan. Perché non ce ne ho tanto, cioè non... Vabbè, non è che si vesti da horror tutti i giorni. Adesso siamo a prendere le cuffie. La fumata di che? Di vapore. Di che? Andiamo. Che freddo. Tu. Megan ha preso altre caramelle, anche in pizzeria. Inizia la nostra serata spaventosa. Allora, questa è la mega pizza di Megan che abbiamo fatto in una pizzeria che non fa la pizza napoletana, ovviamente, come si può vedere. Mm-hmm. Gabriele, prosciutto cotto e funghi. Filomena, Margherita. Leone, gioca con il cosino. Con... Mamma. Dei formaggini. E allora cosa hai scelto? Cosa guardiamo? Allora guardiamo It e Scream. Man, io te lo dico, It fa paura. Lo so. Sei pronta a traumatizzarti? No. Anche perché te odi i pagliacci. Per un motivo senza senso, perché appunto, una volta, sì, in un cartone avevo visto un pagliaccio che faceva paura. Che se faceva la finestra all'improvviso, allora io ho paura dei pagliacci, però è un motivo stupido. Appunto, senza motivo. Amore, che c'è mamma? Mamma adesso ti do un pochino di pizza. Ma questa è croccante, non te la posso dare, sai? Cioè, io volevo dare il cornicione. Si è autodistrutto. Non ci posso credere. Si è autodistrutto il cornicione. Che gli do al bambino? Cioè, guardate il cornicione. Si è autodistrutto praticamente. Assaggiamo. È mio? Sì. Pizza! Anche bellone! Dove sei? Non ti vedo. Ho sentito il rumore. No! Non ci posso credere! Guardate Gabriele cosa ho appena fatto. No. Oddio! Cioè, il tappo della birra nel bicchiere di Megan. Vedi ora viene tutto. Sta pizza fa proprio cagà. Cioè, una cosa... A me piace. Buona pizza. Anche Leone la sta mangiando. Cioè ragazze, ma ci rendiamo conto? E voi direte, e perché ha cattato? È perché mio marito e mia figlia volevano questa per oggi. No. Non c'ho neanche una Fanta. Mamma mia, ma cioè mangia per l'acqua. Non mi piace la Fanta. Io amo la Fanta. Esiste la pizza napoletana. Esiste la pizza napoletana, no, esiste... Ho bevuto dal bicchiere dove è caduto il tappo della birra. Ah no, tolto. No, boh, mica si è bevuto d'acqua, nel senso che sta di birra? Sì. Ho tolto l'acqua, E che fa? Vabbè, fa sta di birra. Che c'è, amore? Troppo croccante. Come fai a togliere il fornicione? Aspetta, mamma ti dà un pezzo di questo, guarda. Oddio, gli piace tantissimo. Tieni. Leone ha appena assaggiato il pomodoro, questo avrà fatto così. Oddio, sì, vediamo. Bianca, 1, 2, 3. Uè, com'è emozionante. Mamma ti dà un po' d'acqua, un po' acido, Un po' acido, Poi mi piace, guarda. Dai, vediamo se è troppo di nocciolo. Metto It. Ma si autodistrugge appena prende in mano, è pericoloso. No, questo sei funghi, no. Ma tutto tutto? No, se sei funghi sulla tua, no. Non devi fare mangiare i funghi. Ma posso dare.
Oddio. Che c'è, amore? Sei sicura? Ma meglio che ci vediamo prima. Poi già me è il cornicione, dai un pezzettino. Ma si rompe. Mamma. No, a parte basta che diamo un giochino, aspetta un giochino. Non è meglio se mettiamo prima Scream. Vai, scegli tu. Ma dopo non posso Scream. Vabbè, vogliamo una vittoria? Non ho vinto Scream. Ma io ho paura. E allora regali che fa? Ma di cosa dite? Guardiamoci un film di Halloween, mettiamoci un Halloween. No, no, oppure questo. Quella della casa dei fantasmi che ha visto Babbo l'altra volta. Ma come? Non l'ho visto. No, no, quello lì di quel professore. Ah. Ma è che te ne paura? Ah vai, se fa paura. Anche ora, mamma. Guardate che paura che c'ha. Guardate. Mamma. Bambino, non vuoi il palloncino? Oddio, paura, mamma. E allora, che vuoi? Così. Che poi lo sai, il tombino ha detto. Ah, me l'ha detto. In realtà è negli Stati Uniti, non è negli Stati Uniti, è in Canada. Io ho visto proprio il quartiere. L'avete visto voi? Mmm. Ho paura. Saluto? Tieni, Leone, per Nacchietta. Cambio di programma, Megan ha capito che Scream fa troppo paura. No! No, Scream, scusatemi, It. Scream non è il caso. E quindi adesso si vuole vedere Scream, però il primo, quello originale. Sì, c'è. Perché il sequel l'abbiamo già visto. E abbiamo già visto quello con Jenna Ortega. E ora vuole vedere il primo, l'originale. Allora, abbiamo cambiato nuovamente film, perché It fa troppo paura. E abbiamo messo questa, come si chiama? Babysitter? Killer. Killer. Adesso Megan ha preso delle caramelle strane che abbiamo comprato, forse sì, eravate con me quando le abbiamo comprate. Sì. E le assaggiamo un po' tutti, sono tutti gusti strani. Allora, queste sono le caramelle che dobbiamo assaggiare, le abbiamo divise in porzioni da 4. E adesso Megan prende un gioco per scegliere quale dobbiamo assaggiare. Questa è una ruota che già avete visto in questo che canale. Che sarebbe per i film. Sarebbe per i film, ma noi assegneremo ad ognuno una caramella diversa, visto che sono 4. Sì. Allora, eccoci qua. Siamo pronti? Chi gira? Megan. Io. Vado? Vai. Devi assaggiare, è uscita questa, ragazze. Che sarebbe questa. Che gusto è, Megan? Dovrebbe essere Big Bubble, non ho capito. Megan, ma tutte queste caramelle da mangiamo? Anche no. Non è Big Megan, no, aspettate, fermate il gioco. Non si può mangiare tutte queste caramelle. Non tutte io. Già te le sei mangiate anche prima. Anche da uno. Ognuno deve assaggiare tutte le caramelle. È questo. Troppo. Giro io. Vai. Non è un argomento. A me è uscita questa, che sarebbe la Goliador al limone. Goliador al limone, io ero abituata a quella alla Coca-Cola. Vediamo com'è. La mia è buona, usa di bagno schiuma. Anche questa è buona. Sì. Non è gioca con la carta. Babbo, toccate e gira. Gira la ruota. Oh, questa però aspettate. Quella è un po'. Guardate com'è. Il giallo è verde. Blu, che verde. Blu dentro. È verde fuori, verde fuori. Un po' acida dentro. Babbo, è uscita dal covaleno. Questa qui ve la faccio vedere. Questa qua. Bella. Vai, assaggia. Ma buonissima. Buona. Sì. Tutti le dobbiamo assaggiare tutte. Allora ho fatto così. Tocca a me. Mangiando anche lui. Questa gialla è uscita, no? No, è Sergio. Questa. Questa gialla. Al limone. Com'è? Assaggio allora, secondo limone. Me dentro è molto acido. Oh, è duro. Gira Leone. Vieni, amore, vieni. Parfumare. Devo bere. Non mi piace. A me si sta appiccicando tutti i denti. Arcobaleno. No, è marshmallow. A me gli marshmallow, ragazze, non mi piacciono. No, non me li riesco a mangiare. Assaggia. No, e io odio i marshmallow. Puzzano i marshmallow, non mi piacciono. Mangio io posso. Yeah. Sono buoni. Assaggio un pezzettino piccolo, vai. Vai. Mamma mia. Tutto con la limone non mi piace. È tutto zucchero, Babbo, tocca a te. Ancora. Allora, rifai. Devi assaggiarle tutte. Questa. Gialla. Fa schifo. Sei pronta? A me c'è un po'. A me piacciono le caramelle al limone. Sono buone, eh? Tocca a me. Tocca a me. Ah, vai. C'erano le carte delle caramelle, sì, ma ormai tanto ormai ce le ricordiamo. Vai. Sei rubato un bambino lì. Quale? Marshmallow. Com'è? Anche di girare. A me non piace. Ora tocca a Leone. No, tocca a me, vado. Gira la ruota.
Arcobaleno. È buona. Buon arcobaleno. Bah, assaggiamo. Ma ci girato bene. Ma poi ha girato come gli pareva a lui. Va bene, non c'è imbroglio. Posa, posa. Ma ci metto. No, va bene. Ma no. Ma che... Ah, che mi mangiate? Colorante... Sento proprio il blu. Sento il blu. Allora, la mia ultima caramella da assaggiare è questa. La Big Bubble. Come l'ultima per me. Il marshmallow io non l'ho preso. Ah no, c'è anche questa, Ma lei la mangia mamma quella. Non c'è per me. No, no. Allora, dicevo, tanto io non ne mangio più. Allora, Babbo, hai mangiato il marshmallow? Sì. Te la sei mangiata te quella? Tanto mamma non gli piace. Ma non so di Big Babbo. Infatti, sa di... Quale vuoi? Di nuovo. No, Megan, basta. Basta, Megan. Basta caramelle. Lo sai perché fa così lui? Perché c'è la videocamera, vedere come smette. Leone, guarda com'è biondo. Com'è biondo. Ma è biondissimo dalla videocamera. Vieni a vedere, Gabri. Che è rimasto questo. Guarda, papà se l'è mangiato tutto. È rimasto il marshmallow mio che non si vede. Non me lo mangio. Megan, falla finita. Cioè, non approfittare perché stasera è serata particolare. Fanno male tutte queste caramelle. Pensate che io gliene faccio mangiare tipo una forse alla settimana, ma neanche queste. Non me le mangio mai le caramelle. Non le mangio mai proprio. Quando compriamo le gommose ogni tanto gliene faccio mangiare i una. I coccodrilli. Vabbè. Babbo. La mia preferita arcobaleno. A me quei pezzi arcobaleno mi sono usciti quelli più schifosi. Però che a me mi piace. Perché i pezzi più schifosi? Scusa, no, l'arcobaleno non è tutto uguale. No, è un tutti i pezzi. Comunque anche a me l'arcobaleno. A te mamma? L'hai assaggiata l'arcobaleno?